Bene, siamo qua con Francesca Quaglia del Centro Antiviolenza Belluno Donna, alla fine di una bellissima iniziativa che si è svolta in Piazza dei Martiri oggi, sabato 26 novembre. Francesca, spiegaci in due parole cosa è stata l'iniziativa di oggi e perché l'abbiamo fatta oggi. Abbiamo deciso di essere in piazza per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che era ieri, il 25 novembre. Abbiamo deciso di essere qui per dire anche che i panni sporchi non si lavano a casa propria ma in piazza, e quindi abbiamo voluto dimostrare che la violenza è presente anche nel nostro territorio. Abbiamo così portato i dati delle donne che si sono rivolte al centro in questi anni, che sono 368, e abbiamo anche cercato di far emergere il fatto che Belluno non è un'isola felice, ma anche qui, infatti abbiamo portato i titoli dei giornali, anche qui tutte le forme di violenza sono presenti, dalla violenza fisica alla violenza psicologica, alla violenza sessuale, allo stalking e anche alla violenza economica. Bene, nella tua comunicazione oggi in piazza hai spiegato benissimo che la violenza non è un fatto privato, un fatto patologico, ma è un fatto sociale e culturale. Tu fai parte di un'associazione, di un gruppo di lavoro che è un fiore all'occhiello della provincia bellunese, che lavora da tanti anni su questo aspetto. Spiegaci un attimo cos'è la tua associazione, cos'è Belluno Donna e soprattutto cosa gestisce, perché non tanti lo sanno. Certo, allora l'associazione è innanzitutto una ONLUS, quindi un'associazione di volontariato, è un centro antiviolenza. Cosa si intende per centro antiviolenza? È un luogo dove ci sono esclusivamente delle donne che lavorano, sono delle operatrici, sono formate in giro per l'Italia grazie al lavoro degli altri centri antiviolenza aperti da più anni, che hanno una formazione specifica per aiutare le donne che hanno subito o stanno subendo violenza. Siamo aperte il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 19, le donne che hanno bisogno anche solo di informazioni o di elaborare e trovare delle risorse per uscire dalla violenza possono contattarci allo 0437 98 15 77. Che cosa gestiamo? Gestiamo appunto il centro antiviolenza, che è un telefono, una linea di ascolto, ma offriamo anche colloqui personali gratuiti. Abbiamo due avvocate che ci consentono di offrire alle donne delle informazioni di natura legale e quindi di permettere alle donne di conoscere i loro diritti e trovare delle strategie per uscire dalla violenza. Gestiamo una casa rifugio dal 2007, attualmente non possiamo utilizzarla a causa di un problema che si è verificato il 1 luglio, per cui da allora la casa è chiusa. Speriamo di trovare i fondi per poterla riaprire. Gestiamo anche una casa di secondo livello. La differenza tra le due case: la casa rifugio serve alle donne che devono nascondersi, perché molto spesso la violenza è così grave da obbligare le donne ad allontanarsi a volte anche dalla loro provincia, infatti spesso ospitiamo anche donne di altre realtà e vivono in questo luogo segreto. Segreto che gli consente di essere protette dal partner, perché nella maggior parte dei casi gli autori della violenza sono i partner, nella maggior parte dei casi la violenza avviene all'interno delle mura domestiche, non per strada ad opera da uno sconosciuto, ma da parte dei padri, dei mariti, degli ex compagni, dei conviventi e così via. Gestiamo anche dal 2009 una casa di secondo livello, che invece consente alle donne che non devono nascondersi, che non hanno un problema di persecuzione, ma che hanno l'esigenza di avere del tempo per riprogettare la loro vita. Quindi hanno un anno di ospitalità gratuita che le consente di trovare un nuovo lavoro, una nuova casa e quindi poter avere il tempo di trovare le risorse per essere nuovamente cittadine libere nel loro territorio. Bene, rispetto a quello che dicevi, una delle cose che colpisce sicuramente è che di fronte a un progetto di questa importanza sociale, di questo livello, in una provincia come la nostra dove c'è poco e quel poco andrebbe valorizzato, ci dici che la carenza sostanziale è quella di fondi. Certo. Ti chiedo anche, dopo un'iniziativa molto partecipata come quella di questa mattina, un po' il rapporto con le istituzioni, nel senso se da questa piazza può partire un appello per chiedere dei fondi rispetto a un progetto che secondo noi vale tutta la pena di un investimento pubblico su questa cosa. Allora sì, innanzitutto alcune istituzioni tuttora ci stanno aiutando, in particolare il Comune di Ponte nelle Alpi, che ci offre in comodato d'uso
la sede del centro antiviolenza. Il comune di Belluno ci ha offerto per alcuni anni, sempre in comodato d'uso, la casa di secondo livello e il centro servizi volontariato ci ha sostenuto con dei progetti, con dei bandi e quindi ci ha permesso inizialmente di aprire il centro e poi di continuare le diverse attività di formazione che sono fondamentali per avere via via nuove operatrici formate disponibili a lavorare a favore delle donne. In questo momento sono usciti dei bandi a livello nazionale promossi dal Ministero delle Pari Opportunità, sono dei bandi molto importanti sicuramente, ma alcune clausole al loro interno richiedono già alla base di avere fondi sufficienti per poterci partecipare, quindi noi in questo momento siamo in difficoltà perché non sappiamo se ne usciranno degli altri e quindi senza soldi non siamo in grado di continuare, quindi certo abbiamo bisogno di fondi perché questa associazione possa continuare a fare ciò che ha fatto fino adesso e anche di migliorarsi, quindi aumentare il numero di ore, aumentare anche i progetti che potremmo offrire alle donne vittime di violenza. Bene, allora ringraziamo Francesca Quaglia di Belluno Donna, grazie per la giornata, grazie per il lavoro che state facendo, speriamo che questo appello arrivi alle orecchie giuste, buona giornata, state bene. Arrivederci.